Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare del copy trading, cioè copiare gli altri trader per trarre profitto. Questa cosa è possibile andando a scegliere ovviamente i trader più performanti, quelli più esperti che riescono effettivamente a portare un profitto a casa. In questo caso andiamo a parlare di Naga. Naga è una piattaforma che conosco già da un bel po' di tempo, è conosciuta a livello mondiale, è un'azienda addirittura quotata in borsa, cioè quindi ci sono le sue azioni nel mercato azionario e non solo, c'è anche la sua cripto, quindi è veramente un'azienda forte a livello globale. Ho conosciuto Naga già mesi fa, però non ci ho mai fatto un video e quindi questa volta andiamo a vedere un po' cos'è Naga. Allora, questa è la pagina principale, andiamo a tradurre quello che noi possiamo fare con Naga. Possiamo fare tante cose, possiamo investire in cripto, nel forex, negli indici, in ETF, possiamo anche fare pagamenti e quant'altro. Cosa molto importante, che è sponsor del Sevilla, non so come si nomina, Sevilla o Sevilla, Sevilla credo, quindi la squadra di calcio che conosciamo credo tutti, quindi possiamo investire in cripto, non solo, anche nel mercato del forex, in ETF e quant'altro, e possiamo anche effettuare dei pagamenti. Qui vediamo dove è possibile fare trading, cosa è possibile acquistare e vendere su Naga. Vediamo comunque il mercato del forex, commodities, azioni, ETF e indici, eccetera eccetera eccetera, e poi abbiamo detto ovviamente anche cripto. Oltre a tutte queste cose qua, la cosa che ovviamente volevo farvi vedere è il copy trading, che è molto molto interessante. Qui io già vi ho parlato pure di eToro tantissimo tempo fa su questo canale, vi ho parlato del copy trading. In questo caso andiamo a vedere con Naga se ci sono delle differenze, se è magari più conveniente usare Naga invece che eToro. La registrazione è semplicissima, vi registrate, ovviamente dovete mandare i documenti, verificate l'identità, che è molto molto importante. È importante anche inviare una prova di residenza, quindi una bolletta oppure un estratto conto che dimostri dove abitate, ok? Quindi questa è la pagina comunque principale di Naga. Qui è una sorta di social dove possiamo condividere tutto quello che noi vogliamo, possiamo vedere quello che condividono gli altri. Sulla sinistra abbiamo la sezione trade, dove possiamo andare a fare trading al rialzo o al ribasso dove vogliamo noi. Come vediamo c'è forex, ok, c'è cripto, quindi anche in cripto possiamo andare a fare trading in short o in long, ok, quindi al rialzo o al ribasso, scegliendo ovviamente il nostro investimento e così via. Qui abbiamo il grafico di trading view, quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo. My trades, vediamo tutti i trade aperti. Top trader, vediamo ovviamente i trader che sono su questa piattaforma e che sono tra virgolette i migliori, no? E possiamo anche copiarli, va bene? Manage fund, qui vabbè, se vogliamo depositare possiamo depositare con carta oppure con cripto, in modo veramente semplice. Io penso che andrò a depositare in cripto perché per me è sempre molto più semplice. E poi abbiamo la sezione copy trading. Effettivamente qui riusciamo a vedere chi sono i top leader del mese, ok? E possiamo andare a vedere tutte le statistiche per capire magari se una persona, un trader del genere può interessarci e se soprattutto vogliamo copiarlo. Possiamo vedere effettivamente quante persone copiano queste persone. È molto molto importante vedere questa cosa, perché più persone copiano un trader e più può essere magari che questo trader vada in profitto, ok? Ma non perché più persone lo seguono e quello si gasa e quindi fa andare in profitto le persone, semplicemente perché se ci sono più persone che seguono un trader vuol dire che è profittevole, va bene? Quindi noi magari la prima statistica che andremo a vedere è proprio questa. Quindi traduciamo in italiano perché noi siamo italiani, leader più copiati, infatti li vediamo qui, 1025 copie, ok? Quindi 1025 persone stanno copiando questa persona. Quello che possiamo fare è andare nel suo profilo, possiamo vedere il tasso di vincita che è al 90%, i seguaci e va bene, quante persone lo copiano, visitatori e così via. Qui c'è una bacheca dove lui va a pubblicare tutte le statistiche, i guadagni che fa, eccetera eccetera. Poi abbiamo la sezione statistiche e qui vediamo effettivamente dall'inizio poi fino alla fine se il grafico è sempre stato rialzista. La cosa più importante è questa, non ci interessa che ci sono momenti così piatti, no? La cosa più importante è che con il tempo va sempre a crescere, poi dipende sempre dal rischio che uno vuole correre. Qui vediamo giorno dopo giorno tutti i profitti e le perdite che sono state fatte, vedo la maggior parte che sono comunque profitti, e qui sotto poi riusciamo a vedere, vabbè, tutte le persone che copiano, media ROI per operazione, penso che per ogni operazione riesce a fare il 7%, non lo so, miglior ROI per operazione, allora penso di sì, 148% addirittura un'operazione è riuscita a fare, e qui sotto possiamo vedere dove va ad operare. Ok, qui vediamo PayPal, Nasdaq, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi in questa schermata qua possiamo vedere tutte le informazioni che riguardano questo trader. Vedo che è anche su YouTube, questa cosa è molto importante perché magari questa persona la possiamo seguire sui social per vedere un po' quello che combina dietro le quinte, che è pure importante. Ok, vabbè, qui vediamo sempre dove va a fare trading. E quindi abbiamo visto questo trader, andiamo a vedere Alex Herr, vediamo un po' se è profittevole come
l'altro, anzi, questo vediamo con 98% di vincita, vediamo statistiche, e qui pure ci sta, ci sta. Possiamo anche vedere settimanalmente, mensilmente e sempre. Ok, se mettiamo sempre, ovviamente vediamo l'intera durata di questo trader su questa piattaforma, si è andato sempre in profitto, e vediamo un grafico che comunque è rialzista. Quello che dobbiamo fare noi una volta che abbiamo depositato è cliccare su copia automatica, e allora a questo punto possiamo scegliere l'importo in euro di quanto vogliamo investire tra virgolette per copiare questa persona. Ok, e lo possiamo fare da qui. Qui ci va a dire un po' il rapporto di vincita qual è, quindi il 98% che già abbiamo visto negli ultimi 30 giorni, un ritorno negli ultimi 30 giorni del 2,50%, media investimento per ogni operazione sono 365. Ovviamente in base a quanto andiamo a mettere noi sarà ribilanciato tutto quanto. Ok? Quindi questo come guadagno passivo ci potrebbe essere. L'importante è scegliere una persona, un trader che sia capace di portare un profitto man mano costante nel tempo. Questa è la cosa più importante. A noi non deve interessare che ci deve essere il trader che deve farci guadagnare 100 euro al giorno, non è quella la cosa importante. Un trader profittevole che riesce comunque a fare un guadagno costante nel tempo, secondo me è il migliore, perché ci sono anche trader che fanno 100-200 euro in un giorno e poi dopo magari nei giorni successivi vanno a perdere tutto quanto. Quindi è molto importante scegliere il trader adatto. Come ho già detto, Naga comunque è un'azienda quotata in borsa, quindi scriviamo Naga Stock, vediamo Naga Group, che è quotata comunque in borsa, fondata nel 2015, quindi possiamo fidarci assolutamente. Non è una piattaforma che lascia il tempo che trova, una piattaforma fatta bene e che ci dà la possibilità di fare quello che abbiamo visto poco fa. Come già vi ho detto, la registrazione è molto semplice, vi lascio il link in descrizione. L'importante però è verificare i documenti, perché sennò non riuscite a fare niente, nemmeno il deposito. Questo è importante. Abbiamo fatto questa recensione di Naga, che penso sia più che meritevole per un'azienda del genere, e magari per chi vuole diversificare, vuole fare anche altro, soprattutto in un mercato delle cripto che è veramente solo in discesa e ognuno di noi non sa come comportarsi, no? Magari in questo caso andando a diversificare facendo copy trading può essere un qualcosa di utile per qualcuno. Quindi io spero con tutto il cuore che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram, Investi sul web. Fate attenzione ai profili fake, perché Investi sul web tutto attaccato è solo quello il mio profilo, stanno creando una marea di profili falsi su di me, ma non sono io, quindi fate molta attenzione, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao aiuto.